come governo regionale del Piemonte, con me come presidente, il mio assessore alla salute, l'assessore Riccardi, i consiglieri regionali del territorio Fava e Cane, il nostro direttore Scarpetta e naturalmente chi ci ospita, il sindaco di Cornier, alla quale va un ringraziamento per aver sempre tenuto vivo il tema e per aver sempre agito in modo determinato ma costruttivo per riuscire ad arrivare a questo punto che oggi abbiamo sancito e che prima considerazione è un punto di ripartenza dell'ospedale di Cornier, ospedale che rimane strategico nelle programmazioni sanitarie della regione Piemonte, ospedale che oggi ha un suo piano di sviluppo ben preciso e dettagliato nel cronoprogramma, nelle risorse, in quanto spendiamo, in che tempi spendiamo e che riparte proprio dalla riapertura di un posto, di una postazione di primo intervento che dal 9 di gennaio sarà di nuovo operativa sull'ospedale di Cornier come primo passaggio per la riapertura vera e propria del pronto soccorso. Pertanto il pronto soccorso rimane nei piani aziendali di questo ospedale, apre dal 9 gennaio sotto forma di posto di primo intervento, che è il primo step, il primo passaggio che è necessario e che si riesce a fare dopo un lavoro enorme che abbiamo dovuto fare, il mio assessore, il direttore, pensate 76 gare per riuscire a reperire e recuperare il personale necessario per riuscire a dare questo tipo di servizio. Questo tipo di servizio sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni e sarà in grado di curare tutti quelli che oggi sono i codici bianchi e i codici gialli dei pronto soccorso, dei pronto soccorso tradizionali. Se voi considerate che l'analisi in Piemonte ci dice che il 78% di chi si reca in un pronto soccorso in Piemonte è un codice bianco, un codice verde, vuol dire che oggi, dal 9 gennaio, siamo in grado di dare una risposta, stando nella media, a 8 abitanti su 10 di questo territorio che troveranno all'interno dell'ospedale di Cornier la cura alle loro esigenze. Se sono codici più gravi, immediatamente vengono trasportati presso l'ospedale competente, che può essere l'ospedale di Ivrea, ma può essere anche un altro ospedale, a seconda della tipologia della problematica, come avviene già oggi in tutto il Piemonte. Facevamo l'esempio: se una persona si taglia un dito ad Alba, non lo mandano a Verduno, lo mandano direttamente al CTO a Torino, perché funziona così il nostro servizio, che ben funziona, del 118, in modo da graduare immediatamente la gravità e dare la destinazione. Questo è quello che apre, riapre per ripartire il 9 di gennaio. Dalle ore 20 alle ore 8 del mattino il presidio viene garantito attraverso l'ambulanza medicalizzata che fa base fisicamente qua nell'ospedale di Cornier e quindi per garantire una copertura H24 con una prima risposta alla salute dei cittadini. Perché la volontà nostra è ribadire ancora una volta che il diritto alla salute è uguale per tutti. È uguale se tu vivi in Piazza Statuto a Torino, come se vivi a Frassinetto, come se vivi in una valle di montagna. E per garantire il diritto alla salute noi dobbiamo garantire i servizi. So che lo diciamo in un momento complicato, lo diciamo dopo quasi 3 anni di pandemia, col rincaro energetico, con la guerra, con tutti i problemi che ci sono, ma la salute non aspetta i problemi. La salute deve essere la prima delle nostre preoccupazioni. E noi siamo venuti oggi a presentare questo piano che va di pari passo con la realizzazione dell'intervento su Castellamonte che andremo a presentare entro le prossime settimane per chiudere con un cronoprogramma che ci vedrà entro la fine dell'anno andare a individuare la sede migliore per il nuovo ospedale di Ivrea. Al momento l'assessore, che poi credo potrà su questo darvi qualche dettaglio in più, ha fatto commissionare uno studio che è stato realizzato da IRES Piemonte, che ha preso in considerazione
Montefibre, Palazzino Uffici e l'area Ribes. Questo studio ci ha dato una graduazione di valori di idoneità, sostanzialmente promuovendo due di queste aree, l'area Montefibre e l'area Ribes. Ha evidenziato sull'area Ribes qualche potenziale criticità di carattere idrogeologico, per cui noi che vogliamo scegliere bene e non fare come è avvenuto in passato, l'assessore e io veniamo da una città dove per fare un ospedale ci ha messo 20 anni perché l'hanno fatto nel posto sbagliato, perché c'era l'acqua, perché franava. Allora noi non vogliamo fare questi errori e allora vogliamo muoverci in modo razionale. Abbiamo chiesto un supplemento di indagine al Dipartimento Difesa del Suolo della Regione Piemonte che arriverà entro fine novembre sull'area Ribes per capire se davvero ci sono i problemi e se ci sono di che natura sono e quanti costi ci sarebbero a carattere strutturale a fare un ospedale lì per metterlo in sicurezza in più rispetto a un'altra area. Con questo elemento noi valuteremo insieme al territorio e il nostro cronoprogramma è entro la fine dell'anno arrivare alla definizione del luogo più idoneo per questo territorio. Prego, assessore. Sì. Aggiungo che abbiamo anche, oltre allo studio sulla localizzazione del nuovo ospedale di quest'area, un ospedale importante, abbiamo anche commissionato a un'azienda privata di primo ordine, di grande esperienza anche internazionale, un'analisi delle fonti erogative del territorio, un'analisi di tutti i componenti che determinano l'offerta sanitaria, le patologie, la mobilità attiva, passiva, tutto quello che viene erogato sul territorio, che ci serve a dimensionare correttamente l'ospedale, a definire un quadro clinico gestionale che potremmo dare ai progettisti per creare l'involucro dell'ospedale. Questo lo facciamo non soltanto attraverso fonti e dati scientificamente comprovati, ma anche poi col confronto con le direzioni sanitarie, con i primari, con i sindacati, con tutti gli stakeholder, quelli interessati, per arrivare a un capitolato dirigenziale puntualissimo che ci permetta di arrivare a definire un progetto industriale ben chiaro e netto, che è il presupposto affinché le gare non vadano deserte, che è il presupposto per avere un processo veloce di realizzazione del nuovo ospedale. Questo studio sarà pronto entro fine anno insieme alla definizione dei siti, dopodiché con un prestito ponte che è attraverso Finpiemonte ci permetterà di far partire subito le gare di progettazione, insomma daremo avvio a un percorso irreversibile per la costruzione del nuovo ospedale canonese. Grazie, signora Sindaco. Sì. Chiaramente come amministratore del territorio, ma come amministratore soprattutto cornetese, non posso che accogliere con favore le notizie che oggi il presidente Cirio e l'assessore Carli, unitamente al direttore Scarpetta, ci hanno portato. Questo, come ha detto bene il presidente, deve essere però il punto di partenza. Questo per noi non è un arrivo, ma è la ripartenza verso la ricostituzione effettivamente del pronto soccorso, vuoi eventualmente anche in una prima fase con un H12 e poi finalmente con un H24. Il fatto che il presidio ospedaliero di Cornier sia dotato di un pronto soccorso è un momento imprescindibile, secondo me, proprio per salvaguardare la salute di tutti i nostri cittadini. Ha detto bene il Presidente, la salute dei cittadini è uguale per tutti, il diritto alla salute deve essere uguale per tutti indipendentemente dal luogo in cui si vive. Quindi ben venga questo primo punto di soccorso, seguiranno, come abbiamo detto oggi, poi una serie di tavoli tecnici per andare a definire anche tutte quelle che saranno le criticità, no? Che verranno fuori man mano, però ecco, un bel segnale finalmente per Cornier e per tutto il canavese occidentale, quindi grazie. Grazie a te. Direttore, vuoi completare? Io direi che poco da aggiungere, se non credo che i prossimi mesi saranno ancora più intensi quelli passati, quindi pancia sotto ci mettiamo a lavorare per riaprire nel migliore dei modi per il 9 gennaio. Bene, avete domande? Sì, solo se per caso gli step per arrivare alla riapertura del pronto soccorso ci sono delle date. Sì, 9 gennaio. No, quello è il punto di primo. No, per arrivare poi un'idea più o meno oppure. Allora, dipende molto, l'assessore prima l'ha spiegato bene. Noi attendiamo due provvedimenti di carattere nazionale, perché il pronto soccorso non lo apri perché non è personale.
Allora, ci sono due situazioni a livello nazionale che riguardano l'accesso a medicina, uno, il famoso numero chiuso a medicina, per cui noi poi abbiamo portato le borse di studio da 300 e rotte a 1000, a oltre 1000 in Piemonte, ma poi vanno deserte le gare perché non, l'imbuto è chiuso e non ti arrivano le persone. E la seconda cosa, tutti gli strumenti che col governo Draghi erano già stati messi in cantiere e che dobbiamo consolidare oggi, che permettono, se vuoi spiegarlo tu, sì, Luigi, il fatto che si faccia esperienza in tutti gli ospedali. Stiamo facendo un accordo con l'università per fare in modo che tutti gli ospedali diventino sede di formazione, non solo i grandi ospedali, quindi anche la periferia deve essere oggetto del lavoro degli specializzati. Questo è un provvedimento locale. Attendiamo due importanti provvedimenti, cioè un provvedimento straordinario che ci permetta di assumere medici con abilitazione, un po' rendendo un ponte, nelle more che le scuole di specialità potenziate possano dare delle risposte adeguate. E il nuovo contratto, l'ACM, l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, che ha una previsione, oggi mi pare al 45% del tempo del medico di base, nelle case di comunità e comunque a disposizione del distretto per dare quelle risposte sul territorio, con i codici verdi, bianchi e tutte quelle attività che vanno a intasare i nostri pronto soccorso, che invece devono ricevere una risposta direttamente sul territorio. Questi provvedimenti ci daranno la possibilità di dare, insomma, di cominciare a far partire davvero quella medicina territoriale che così tanto ci è mancata durante l'emergenza Covid. Grazie. Prego. Chiedere semplicemente quali tipo di sensazioni vi arrivano a Torino dal territorio, perché qui c'è oggi, c'è questo operato dove va dato, come ha detto Felice, però il sindaco di Torino, anche i sindaci della zona, come i suoi consiglieri regionali, magari hanno la gente fuori dalla porta quando le cose non funzionano, quindi c'è molta pressione su questa cosa, anche perché prima del Covid il pronto soccorso c'era e a modo suo funzionava anche discretamente bene. Dal post-Covid è scomparso. E quindi c'è anche un problema chilometrico. Chi dovesse sciaguratamente cadere a Cerzole, no? Aveva due punti di riferimento, non era Cornier. Ora Cornier non c'è più, che è anche più vicino. Però la domanda era: che tipo di sentore avete dal territorio? Posso commentare? Volevo dire, ma se non ci fosse stato il Covid, il pronto soccorso con me sarebbe ancora aperto, o i problemi che voi avete nel reperire i medici? Anche perché non vi vedo di facilissima soluzione, per fare un medico ci vogliono 10 anni, quindi se avete problemi adesso a reperire dei medici, questi problemi, anche se domani il governo liberalizzasse l'accesso alla medicina. Non è solo la liberalizzazione dell'accesso, ma la possibilità di avere il medico durante un periodo ponte dall'abilitazione alla specializzazione, che ti permette quindi di anticipare di uno step e quindi allargare la platea. Il trattamento dei cosiddetti cambi ciclici, diciamo. Esatto. Sì, che ci permetterebbe, se lo Stato lo riconosce, e lo stava per riconoscere, di poter allargare le maglie. Però, allora, la pressione che noi abbiamo non è che c'è un clima, volemose bene. C'è un clima che riconosce la fatica che uno fa nel momento in cui si trova, perché il pronto soccorso c'era, no, ma è corretto, però c'è la consapevolezza tra persone che lavorano insieme, che oggi è tutto complicato, è complicato fare il genitore, è complicato fare la scuola, è complicato nel posto di lavoro, è complicato amministrare un comune, tutto è più complicato di prima. In questa consapevolezza in cui tutto è più complicato, viene, e io di questo li ringrazio, viene preso atto dell'impegno e dello sforzo, perché fare 76 gare per arrivare al risultato di oggi vuol dire che le hai provate tutte quante, e per fortuna anche, oltre per capacità, per fortuna si è arrivati a questo risultato. Quello su cui però non ce ne volemo se bene è l'impegno, che è un punto di partenza. Noi crediamo che qua lo sforzo debba tornare, tant'è è un profilo tecnico ma molto rilevante. Noi apriamo il punto di primo intervento con un'autorizzazione dell'assessorato al pronto soccorso ad aprire sotto quella forma. Non cancelliamo il pronto soccorso e apriamo un punto di primo intervento. Teniamo il pronto soccorso che viene autorizzato ad aprire sotto forma, diciamo, di primo step, non completamente come pronto soccorso vero e proprio, proprio perché contiamo di andare a soluzione con
il reperimento del personale e un po', permettetemi, anche con la normalizzazione del mondo in cui viviamo, perché non vi sfuggirà che questa struttura che noi abbiamo qua dietro quest'anno ci costerà il doppio in termini di energia come il riscaldamento di casa nostra. Quindi tutti i problemi che si sommano, però noi siamo abituati, il Covid in quello ci ha forgiato e quindi andiamo avanti e prendiamo però anche il buono delle cose, perché riaprire non era scontato e dire che lì ci vanno i codici bianchi e i codici verdi, che ripeto, in Piemonte sono il 78% delle persone che entrano in un pronto soccorso, vuol dire che non li abbiamo contentati tutti e 10, ma 8 su 10 trovano sotto casa la risposta che meritano e che è un loro diritto trovare. Questo è il motivo del clima più sereno della giornata di oggi. Grazie. Senza Covid sarebbe ancora aperto? No. Non lo so. Sarebbe stato più lungo. Non lo so perché... Noi... Ragionevolmente sì, perché sono venuti meno due pensionamenti di personale strutturato che non sono stati sostituiti. Però ancora, senza Covid, come si fa a dire senza Covid? No. Senza Covid il mondo sarebbe diverso rispetto a quello che è oggi. Il Covid ha stravolto tutto e dobbiamo iniziare però a partire con la consapevolezza che c'è stato. Quindi non so cosa sarebbe stato se non avessimo avuto, coi sé non si fa la storia. Noi però dobbiamo fotografare oggi, dire i problemi, essere onesti, essere sinceri e iniziare a lavorare così. Date e cronoprogramma. E voi potrete dirci, siete in ritardo di 6 mesi rispetto a quello che avete detto, oppure, come io spero, essere nei tempi che ci siamo prefissati. Grazie. Prego. Io avete detto qui saranno codici gialli. Bianchi e verdi. Bianchi e verdi. Ma l'accesso, cioè la persona viene come se fosse un pronto soccorso normale, poi si individua qui e certo. Quindi certo. Viene curato se ha fatto questi due codici. E se è un rosso viene caricato e portato. Stabilizzato e trasferito. Dove le migliori cure. Che può essere Ivrea come? Sì. Non so cosa vuol dire l'ambulanza medicalizzata, cosa vuol dire praticamente? Vuol dire che noi che vogliamo garantire il diritto alla vita alle persone in modo uguale, che vivono in montagna e che vivono in città, abbiamo due strumenti al di fuori dell'orario di apertura del pronto intervento. Uno sono le piazzole delle di soccorso e tutto il sistema di piazzole notturne, perché nelle piazzole diurne, o meglio nel diurno non ci sono le piazzole, nel diurno c'è il cortile anche di una casa, dove devono scendono, perché noi abbiamo un servizio veramente efficiente in questo senso. Di notte abbiamo un sistema ben mappato che dà la possibilità dell'intervento attraverso le di soccorso anche in montagna e anche di notte. Insieme a questo era necessario garantire un presidio fisico tangibile fatto di strutture e di persone. La struttura è un'ambulanza medicalizzata, le persone sono un medico e durante il giorno 28. 28 è la medicalizzata. Che quindi ha sopra un medico, un infermiere e l'autista. Che quindi è fisicamente qui, oggi non c'è. Quindi è fisicamente qui, quindi tu avrai H24 fino alle 20 un certo tipo di servizio più completo, dalle 20 un presidio, ma hai sempre qualcuno, nessuno viene presidio. Lasciato solo, questo è il concetto. Ancora, io mi rompo il braccio alle 21, vengo qui e ho l'assunanza che mi fa qualcosa, o alle 21 prende la presidenza. Però dipende quello che vuoi fare tu, nel senso che sei uno che ti porta, decidi un po' dove andare. Se chiami il 118 ti portano loro dove devi essere portato. Se hai una fattura normale ti porteranno Ivrea, se hai una fattura scomposta o complicata o complessa vai al CTO. Però se io sono uno che non legge il giornale, non guarda la televisione e mi è comodo venire qui perché sono preso dall'angoscia del momento e vado lì, trovo l'ambulanza. Esatto. E arrivo là. In quel caso arriva il 118. Grazie a tutti.